Covid allerta per anziani e fragili, costolo più tamponi, ma oggi il 5% dei test rispetto ad anni di emergenza. Farmaci è disponibile il calendario della salute 2024. Alzheimer, progetto Farmacie Amiche delle persone con demenza, in collaborazione con Federpharma. Sicurezza delle cure nell'era post-antibiotica, al convegno il contributo di Federpharma Verona. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Continuano ad aumentare i contagi da virus SARS-CoV-2. Secondo l'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità, in 7 giorni si è registrato un aumento dei casi pari al 44%. Aumentate anche le infezioni tra i soggetti fragili e gli anziani. Proprio per questa fascia di popolazione vaccinarsi subito è cruciale, come ha sottolineato anche il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Anche i tamponi effettuati sono in aumento, essendo passati da oltre 168.000 della settimana precedente a 206.000 nell'ultima rilevazione. A questo proposito, Marco Costolo, presidente di Federpharma Nazionale, sentito dalla DN Cronos Salute, ha spiegato che c'è un leggero aumento dei tamponi Covid fatti in farmacia, ma stiamo parlando di numeri molto inferiori a quelli di 2 anni fa. Oggi siamo al 5% dei test rispetto agli anni dell'emergenza. È disponibile per le farmacie il calendario della salute 2024, lo strumento di informazione sanitaria ormai consolidato e apprezzato da un pubblico sempre più vasto. Il progetto, giunto alla 38ª edizione, è il patrocinio tra gli altri di Federpharma. Il tema dell'edizione di quest'anno è farmacia, prevenzione e cura delle patologie dell'apparato respiratorio. Il calendario della salute è offerto in omaggio ai cittadini e dimostra l'impegno delle farmacie a favore di un'educazione sanitaria professionale capillarmente esercitata sul territorio, visto il loro ruolo come primo presidio di prossimità del Servizio Sanitario Nazionale. In occasione dell'imminente giornata mondiale dell'Alzheimer, il 21 settembre, il Corriere della Sera, nell'inserto Buone Notizie, parla del progetto Farmacie Amiche delle persone con demenza, nato dalla collaborazione tra Federpharma Alzheimer Italia e Federpharma. Il progetto ha l'obiettivo di lottare contro lo stigma per migliorare la vita dei malati e dei loro familiari, l'obiettivo prioritario nel piano globale sulla demenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sul sito di Federpharma sono disponibili informazioni per far sentire apprezzata e benvoluta una persona che ora si sente isolata ed esclusa. Inoltre, sempre sul sito, si possono trovare alcune prime indicazioni per comprendere meglio i sintomi e il decorso della demenza e per capire in che modo il farmacista può essere d'aiuto. Si è tenuto sabato 16 settembre il convegno La sicurezza delle cure nell'era post-antibiotica. Combattiamo per il futuro insieme a te. L'incontro, al quale ha partecipato anche Federpharma Verona, è stato programmato in occasione della Giornata Nazionale per la Sicurezza delle Cure e della Persona Assistita. In particolare, l'intervento di Elena Vecchioni, presidente di Federpharma Verona, ha riguardato l'uso consapevole e appropriato degli antibiotici come mezzo per aumentare la sicurezza delle cure. È necessario dare il nostro contributo per stimolare la consapevolezza sul problema della resistenza agli antibiotici, perché tutti i giorni in farmacia tocchiamo con mano la scarsa consapevolezza del pericolo che è reale e concreto per la salute del singolo e della collettività, ha sottolineato Vecchioni. Questa è la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel.